Che ne pensi se gli facciamo un regalo? Buona idea, ma che regalo le volevi fare? Ok. Vai. Il pacco è enorme! Mi sa che forse abbiamo esagerato io e la mamma. 1, 2, 3. È bellissimo! Ok, lo metto qui. Oh, babbo! Oh, Giorgina! Che hai fatto? Babbo, ho saltato, poi sì, mi volevo fare il bagno in piscina. Okay. Ma l'acqua era completamente ghiacciata, quindi ora sto andando a giocare in camera. Va bene, fa la brava, eh. E non fare, non mettere la camera sotto sopra, che non me l'ha sistemata a poco, eh. Fa la brava. Bene. Ma quando arriva qualcuno? Mi sto per addormentare. Oh, ma laggiù c'è un ristorante. Vediamo. Oh, Cinzia, sei qui? Senti, ma ho visto che Giorgia ha completato tutti i suoi compiti scolastici. Sì, l'abbiamo finiti ieri insieme. Ma è stata bravissima. Sì, davvero. Cioè, una settimana prima dell'inizio della scuola. Sì. È grande. È stata bravissima, sì. Senti, ma stavo pensando, essendo che è stata così brava, che ne pensi se gli facciamo un regalo? Buona idea, ma che regalo le volevi fare? No, in realtà non è che ci ho pensato. Penso di fargli un regalo, però non so cosa fargli. Però fammi pensare un po'. No, ce l'ho l'idea! Ma insomma, me lo vuoi dire o no? Aspetta, te lo devo dire all'orecchio. Perché okay, se no se viene ci sente e abbiamo finito la sorpresa. Allora è un segreto, dai, sono curiosa. Che ne dici? Che bella idea! Allora, andiamo a cercarlo? Sì! Vai. Guardiamo però che non ci sia lei, no, non c'è. Ok. Ma... che stanno dicendo mamma e babbo? È da prima che li sento tipo farfugliare. Boh, andiamo a controllare, però mi porto una Barbie per farmi compagnia. Questa non mi piace. No, neanche a me. No. Questo? No. Giorgia? Che ci fai qui? No, babbo, niente, volevo scendere un secondo. Giorgia, senti un po', puoi tornare dopo, giù? Vai adesso in camera perché io e la mamma stiamo facendo una cosa che tu non puoi sapere, ok? Ma cosa state facendo? Dai, me lo dite? Eh no, ti ho detto che te lo posso dire, sono cose da grande, quindi vai in camera, poi magari dopo te lo dico, va bene? Su, veloce. Oh no, babbo. Va bene, vado in camera e non ascolto. Questi due non me la raccontano giusta. Stanno organizzando un qualcosa, ma non me lo vogliono dire affatto. Ok. Ci è mancato poco però, eh. Vero. Allora, stavamo dicendo, che dici se prendiamo questo qui che è tutto rosa? Bello! Fra quanto arriva? Aspetta, vediamo. C'è scritto un paio d'ore circa. Prendiamo? Sì! Vai. Presto. Ok. Vai. Sì. Ragazzi, non vedo l'ora che questo regalo arrivi. Era da quasi un anno che ce lo chiedeva. Soltanto che abbiamo temporeggiato perché la mamma in realtà aveva un po' di paura per questo oggetto. Però alla fine, come avete visto, gliel'abbiamo comprato. Quindi sono curioso di vedere la sua faccia appena aprirà questo pacco. E se siete curiosi anche voi, ovviamente lasciateci un bel like, continuate a seguirci e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Mi sto annoiando perché uno... non posso scendere perché stanno facendo la cosa importante dei grandi. Chissà che staranno facendo. Adesso che faccio? Idea! Posso ascoltare la nostra canzone Avventure in famiglia. È qui il telefono. Un sacco di guai. Noi siamo padre e figlia, insieme a noi avventure in famiglia. Sento io una canzone.
vieni un attimo. Hanno suonato, forse sarà una mia amica. Babbo, babbo, hanno suonato, di sicuro sarà una mia amica. No Giorgia, non è una tua amica. E comunque se fosse la tua amica te la mando su. Puoi andare su per favore? Uffa, va bene babbo. No ragazzi, non so se lo vedete, ma il pacco è enorme! Oh, mamma mia, mi sa che forse abbiamo esagerato io e la mamma. E ora come faccio a portarlo su? È gigante questo pacco! Ce la faccio! Ragazzi! Ma pesa tantissimo! Certo che si era venuta anche Cinzia e facevo prima! Dove sei Cinzia? Che c'è? Oh, erba di pacco, vieni sì, un attimo. Vediamo. Vieni, vieni. Guarda, è gigante. È enorme questo pacco, ma come hai fatto a portarlo su? Appunto, ho fatto una fatica, ho fatto una sudata. Se c'eri te magari facevo prima. E perché non mi hai chiamato? Ti ho chiamato sì, ti ho detto guarda c'è qualcuno al citofono. Vabbè, comunque. Adesso che si fa? Ma non glielo possiamo mica dare così, è un po' brutto da vedere, no? C'ha ragione. Hai qualche cosa per fargli un pacco regalo? Penso proprio di sì. Allora, bisogna stare attenti che Giorgia non venga giù, eh? E io intanto gli preparo il pacchettone, eh? Allora, tu fai il pacco e io mi metterò sotto le scale a sorvegliare che non passi Giorgia, ok? Vado. Ragazzi, no, non ce la faccio più. Questa attesa mi sta uccidendo. Lo sai che vi dico? Vado a controllare se la mamma ha terminato. Tanto Giorgia è in camera che sta giocando, quindi andiamo a vedere, sono proprio curioso. Cinzia, allora, a che punto sei? Ma è bellissimo! Tutto rosa! Ma guarda che sciocco gigante, ragazzi! No! Guarda! Secondo me appena Giorgio lo vede uscirà pazza. Speriamo. Perché già che la scatola è tutta rosa e tu sai che a lei gli piace tantissimo il rosa, yeah. Ma appena scoprirà il suo contenuto secondo me sviene. No, speriamo di no, però nel senso sarà contentissima. La vado a chiamare io? Sì. Vado. Giorgia, sei in camera? Giorgina? Sì, vado in camera. Vai, perfetto. Giorgia, essendo che hai finito già i compiti scolastici che ti hanno dato gli insegnanti prima dell'inizio della scuola, anzi a una settimana prima che inizi la scuola, e comunque ti sei comportata diciamo quasi bene tutta l'estate, io e la mamma ti abbiamo preparato una super sorpresa, ti abbiamo fatto un super regalo. Oh, lo voglio vedere, mamma, dov'è? Sei sicuro che lo vuoi vedere? Certo babbo. Andiamo? Giorgia, aspetti! No babbo, sono curiosissima! Vieni Giorgia, aspetta! Giorgia, sei davanti al pacco, ok? Avvicinati al mio 3. La mamma toglierà le mani, va bene? 1, 2, 3. Innanzitutto, dall'esterno, ti piace? Sì, dall'esterno è bellissimo! Chissà che cosa ci sarà dentro, anche perché ti avevo detto che era un piccolo regalo, ma ha detto una menzogna, perché guarda quanto è grande! È più grande di te, Giorgia! È vero! E allora direi, se sei pronta, di aprire il pacco! Vediamo se ce la fai! Quindi lo posso aprire subito? Non ti faccio, vai! Un regalo.
fai, Giorgia? Vabbè, è bellissimo! Allora, Giorgia, sei contenta? Sono contentissima, è fantastico! Grazie, quanti botti! Oh, quanti botti! Oh, sto calcando! Sto calcando! Contenta, amore? Sono contentissima! Giorgia, adesso ti spiego come andare sul quad e bisogna stare attenti perché la mamma era contenta che ti si faceva questo regalo, ma molto molto preoccupata che tu ti facessi male e io gli ho promesso che tu non ti facevi male, giusto Giorgia? Sì, babbo, no, ci provo a non farmi male, ok? No, no, me lo devi promettere che sennò la mamma se la prende con me. Va bene. Questo, se non sbaglio, è il freno davanti. Questo è il freno di... dietro. Ovviamente. Questa chiave qui serve per accenderlo perché è elettrico questo quad. Qui c'è questa chiavetta, diciamo, no? C'è scritto off, giusto? Lo vedi? Lo sì. Devi girare in colore verde. Questo vuol dire che il quad può andare in avanti. Mentre se lo metti con la punta verso il nero, vediamo, giro tutto. Brava, puoi andare in retromarcia. Ci siamo? Ah, tutto chiaro fino adesso? Ok. Bene, questa chiave qui serve per dare due velocità al quad. Per andare, quindi, cosa bisogna fare? Mettere il piede su questa pedalina, la devi schiacciare, schiaccia. Ok, dopo, ma non lo farò adesso, se no mi investi, dovrai, togli il pedale da lì, dovrai girare la manopola come se fosse una motocicletta. Fammi vedere, senza schiacciare il pedale, gira. Oh, perfetto. Vado. Giorgia. Hai ascoltato bene le regole? Ti ricordi tutto? Sì, allora questo serve per accelerare. Sì. Questo per partire. Sì. E questo per andare avanti, questo per spengerlo e questo per andare in retromarcia. Ok. E invece in questa chiave uno è per... diminuire la velocità, l'altro per aumentare. Ok. Perfetto. Giorgia, vai, fammi vedere. Solo con la modalità tipo meno veloce, ma se io lo metto alla super velocità vado più veloce, quindi è meglio lasciarlo così per ora. Cioè, no, ok, questo. Oh, è fantastico! Ragazzi, veramente è fighissimo! Cioè, ragazzi, è... Allora Giorgia, che ne pensi? Babbo, è fighissimo, è bellissimo, lo adoro! Ok, allora senti un po', ora io a questo punto rientro dentro che ho tante cose da fare, se ti raccomando però stai attenta e non ti fare male. Va bene. Va bene? Vai, anzi, mi fai vedere come fai la retromarcia? Ok. Ok, ora però rimetti la direzione in avanti perché sennò caschi in piscina e possiamo buttare via i quad. Sì, è vero. Allora io vado, Giorgia, fai la brava, ti raccomando. Va bene. Dentro. Adesso provo a mettere la modalità più veloce e voglio vedere a quanto va. Allora, ok, provo ad andare e... ah, va velocissimo, ragazzi! Ah, va velocissimo!
Ragazzi, bene, mi stanno andando a finire il quad di sotto. Adesso lo muovo a mano perché guidandolo proprio non mi riesce. Ti sposti. Ah! Ok. Sono là e scusate il pedale. Adesso che l'ho visto, qui nei lati c'ha dei disegni dei serpenti. Quindi è un serpente. Però adesso voglio provare la luce. Da qui. Oh, bella! Così posso andare a fare le passeggiate a giro e c'è la luce. Wow, no, vabbè. Ah, non l'avevo vista, c'è la luce anche per quando faccio retromarcia. Wow, è bellissimo. Wow, è proprio una figata questo quad, lo adoro. Ragazzi, se siete d'accordo con me, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale. Basta chiacchiere, oggi mi voglio divertire con questo bellissimo quad. Ciao. Ragazzi, è passata circa un'oretta e Giorgio non si schioda dal regalo che gli abbiamo fatto. Ok ragazzi, andiamo a vedere. Eccola là. Guardate come si sta divertendo. Giorgia, tutto ok? Sì, babbo, tutto ok. È successo qualche incidente? Stavo per volare di sotto, ma niente di che. Ma non lo dire a voce alta che si sente la mamma, sono guai. Stai attenta per favore, ok? Sì. Vai, ci vediamo dopo. Il freno, non so perché. Ma perché non va più? Oh, è vero, mi si è scaricata la batteria. In realtà è un po' giusto che mi si è scaricata la batteria perché è da un'ora che lo uso. Peccato, mi stavo divertendo un sacco con questo quad, è super bello, è super divertente da usare. Ah, sei bellissimo quad, ti voglio tanto bene. Ma mi raccomando, non scappare da qui che arrivo subito. Babbo. Dimmi Giorgia. Il quad mi si è scaricato. Ci credo Giorgia, sarà un'ora e mezzo barra due che ci stai giocando. È roba elettronica, ha una batteria, prima o poi si scarica come tutte le cose. Vabbè, vuol dire che te lo rimetto a ricarica e dopo ci puoi rigiocare di nuovo, va bene? Ok. Giorgia, però siccome ci vorrà circa un'oretta barra due a ricaricare il quad, io direi a questo punto di salutare i nostri amici. Sì. Ma prima di salutarli vuoi dire qualcosa? Sì, babbo. È il regalo più bello che mi abbiano fatto. Cioè, è fantastico. Ma poi le gomme sono quelle. Cioè, è una motocicletta da grandi. Wow, io la adoro veramente. Avete visto, ragazzi? Quindi, se fate i bravi, i vostri genitori vi premiano con qualcosa di bello. A questo punto, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like. Attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. Ah, dimenticavo, che cosa devo andare ad ascoltare? La nostra canzone Avventure in Famiglia. E io e Giorgia, contentissima, vi salutiamo con un grande wow! Ciao! Ciao!